Bentornati ragazzi, sono Sator52 e oggi continueremo a fare le nostre pull sulle batch anniversario, perché sì, sono appena uscite, sono le 7 di mattina, non è vero, sono quasi le 9, sono svegliato un pochettino più tardi, ma anche perché ieri sera alle 2 stavo ancora registrando. Allora, siamo arrivati quindi in un totale a 1162 stone, grazie alle 13 prese con l'accesso, e basta, detto questo direi di iniziare facendo le scontate dai Z Boys. Come detto nello scorso video, quando abbiamo aperto i ticket, preferirei trovare i GT Boys tra i due, ovviamente, perché sono quelli più in meta. Però la carta che mi piace di più in realtà sono i Z Boys come artwork e forse anche animazioni in realtà. Ora invece Z Boys ovviamente servono. I due SSR nuovi messi in queste due batch sono veramente inutili. Gamma 1 non ce l'ho, Cooler free credo, Freezer invece è ability 2, questi qua sono free anche, vabbè, li ho trovati dopo 2500 stone l'anno scorso, quindi sì, questo preferirei non trovarlo, anche se non ce l'ho full Vegeta, però va bene. Questo dovrebbe arrivare ad Ezza e non ricordo nemmeno a quanto ability ce l'ho, ma sicuramente un ability. Invece questo qua ce l'ho full, quindi non lo voglio trovare. Vegeta GT dovrei averlo ability 2. Vediamoci anche la batch dei GT Boys invece. Ovviamente i GT Boys non li ho, come l'SSR nuovo che preferirei non avere. Gamma 2 non ce l'ho, questo free, e dovrei aver fatto anche il video. Mentre questo Goku ability 2, i Monkey Boys ovviamente sono free perché l'anno scorso ne ho trovato solamente una copia. E ok, trovare i Monkey Boys non sarebbe male. Goku Mui non lo voglio, assolutamente no, perché ce l'ho full ability. Vegito come Gogeta va ad Ezza, quindi trovarlo non sarebbe malissimo. Invece Buan uguale, ce l'ho già full ability, quindi no, non lo voglio. Mentre Goku GT l'ho già detto nello scorso video, preferirei trovarlo un ability perché ce l'ho free da quando è uscito. Anzi, in realtà forse io non l'ho mai trovato quel Goku, perché quello che ho l'ho comprato coi coin, se ricordo bene. Comunque, detto questo, direi di partire quindi facendo le scontate dagli Z Boys, perché sono quelli che mi interessano di meno. Poi passiamo alla batch dei GT Boys, dove ci perderò più tempo e ci spenderò più stone, perché come detto voglio prima trovare loro e poi i Z Boys. Krillin Junior in animazione, partiamo subito con un Give It To Me. Ok, vediamo se diventa blu o Super Saiyan e basta. Super Saiyan e basta, va bene. Ci accontentiamo di questo 50% LR, la prima multi fantastica. Iniziamo forse anche troppo bene. Magari il gioco si sta facendo ripagare per non avermi fatto trovare nulla nei ticket, perché veramente nei ticket non abbiamo trovato nulla. Ed eccoli qua, subito i God Boys, che ho dovuto aspettare 2500 stone per trovare l'anno scorso. Qui invece prima LR di questo anniversario, va bene. Li porto ad ability 1 ovviamente. Sono buoni, va benissimo, mi stanno bene anche Freezer, buono anche Freezer, nella stessa multi assolutamente sì, perché è comunque un LR gratis praticamente, anche se Freezer dovrei portarlo a ability 3, ma questo non ve lo so dire con certezza, però già ce l'ho comunque, già ability 1 sicuro lo tengo, ora non so se ability 2 o ability 3, però non è importante. Sta di fatto che la prima multi è andata benissimo, la seconda, ecco, la seconda possiamo scartarla invece. Solo Trunks piccolo in animazione, quindi no, assolutamente qua non esce niente, a meno che, non lo so, il gioco esce pazzo e trovo 10 LR su 10 personaggi, però non lo so, la vedo difficile che possa accadere una cosa del genere. Abbiamo fatto sia una multi buonissima che una che dobbiamo scartare, perché da questa non uscirà assolutamente nulla. Devo sperare più che altro nelle animazioni, perché è vero che il gioco ogni tanto può fare alcune cose strane, e se ricordo bene con i video che ho fatto di Dokkan Jump c'era un'animazione brutta e comunque dentro l'animazione trovai 3 LR e non aveva senso. Quindi ogni tanto il gioco qualche cosa di strano la fa, però le animazioni vi anticipano ciò che state per andare a trovare. Ad esempio Krillin, Trunks in animazione, Trunks piccolo tra l'altro, non portano a nulla. Se fosse stato solo Krillin almeno era banner, però Trunks si è messo in mezzo all'animazione, quindi niente personaggio banner. Super Saiyan 3, niente God purtroppo, almeno fosse stato God ne uscivano 3 di SSR invece che uno, cioè quello che garantito al decimo personaggio, però va bene così, perché queste sono sempre le scontate e visto che costano meno non è detto che dobbiamo trovare per forza i personaggi. Poi c'è anche quella gratis soprattutto, però la prima, perché 30 stone, trovare 2 LR tra l'altro di quel calibro, perché sia God Boys che Freezer sono 2 LR, beh, God Boys sono quelle dell'anniversario scorso, Freezer invece è fortissimo, e quindi sì, diciamo che le scontate sono finite quando ho fatto la prima multi. Invece qui in questa animazione c'è Lord Beerus, possiamo sperare in una Whis Animation, ma solo Lord Beerus in animazione
è impossibile che accade, è veramente impossibile. Devono starci tutti e due per far accadere l'animazione, perché quando c'è solo Beerus o solo Whis, la percentuale che possa accadere penso sia sotto lo 0%. E quindi 0,1 è sopra lo 0%, però vabbè, sotto l'1% forse, ecco cosa volevo dire. Se ricordo bene, credo che mi sia capitato solamente una volta di far attivare la Whis Animation con solo Beerus o Whis in animazione, ma in realtà non me lo ricordo nemmeno così bene, perché una volta che trovate l'animazione, a meno che non c'è un video, perché sì, è vero, con i video più si ricordano di più. Ad esempio, mi ricordo sia la Zeno Animation con il quale ho trovato Cooler, che la Blacklist Animation con il quale ho trovato Gohan di Super Hero, quindi praticamente le ultime multi fatte qua, quando ho fatto il video ovviamente, quelle me le ricordo. Però ad esempio alcune animazioni, la Blacklist Animation, la prima volta che l'ho presa è stato con il Majin Vegeta Dokkan Fest, quello Int, e non ho fatto il video lì. Quindi sì, me lo ricordo, però perché Majin Vegeta è uno dei miei personaggi di Dragon Ball preferiti, quindi va bene. Però altre animazioni no, non me le ricordo così bene. Però quando c'è sta il video in mezzo, sì, ad esempio i Monkey Boys me lo ricordo come se l'avessi fatto ieri, invece è passato già un anno, e anzi è incredibile come sia già passato un anno. Comunque, nel frattempo che parlavo, abbiamo iniziato le scontate dai GT Boys. La prima multi non è stata assolutamente alla pari della prima multi fatta dai Z Boys, perché lì 2LR, qui Goku Int Super Saiyan God, inguardabile. Goku che tra l'altro non so perché, ma so che ancora con quella copia posso portarlo full ability Super Saiyan Blue con la fusione, perfetto. E allora qui è LR garantita. Però non ben banner, quindi sì, può essere tranquillamente GT Boys, ma lo sappiamo tutti che non lo sarà. Quindi, eccolo qua, lo sapevo. Goku Mui, che devo buttare perché ce l'ho già full ability, quindi non mi serve a niente. Va bene, era ovvio che in questo banner avrei trovato sia Goku che Buan. Anzi, aspettatevi, non so se in questo video o nei prossimi, perché sicuramente nei prossimi giorni ne usciranno altri. A meno che non finisco tutte le stone qui adesso, però no, non credo che succederà. Però sì, troveremo anche Buan, scrivetevelo da qualche parte perché sono sicuro che lo troviamo. Almeno con questo Goku il gioco ci fa capire che le LR ce le vuole far trovare, sperando di non trovare altri Goku o Buan però, e nemmeno Vegito STR, non mi ricordo in quale banner sta. Vabbè, ci sta Vegito STR che non voglio trovare. Whis in animazione, sì, ma è da solo, quindi non si attiverà. Tra l'altro io non so nemmeno quali sono le vere condizioni per far attivare la Whis Animation da sola, cioè quindi senza tutti e due, ma con uno solo. Perché se ricordo bene serve il Super Saiyan 2 quando Goku si trasforma, quando lancia la Kamehameha, serve, non deve arrivare a Super Saiyan 3, perché Super Saiyan 3 vi garantisce un SSR e quindi vi toglie la possibilità di trovare quello garantito dalla Whis Animation. E quindi sì, si deve fermare a Super Saiyan 2. Poi non so se il release deve essere Rainbow o meno, non credo che serve, perché è una cosa che capita anche con le singole, quindi no, assolutamente no. Però boh, è una cosa che tanto non si attiverà mai, quindi perché ci pensiamo? Con questa multi abbiamo finito il giro scontato da tutte e due i banner. Purtroppo questa multi non ci porterà a nulla, perché i 17 Goten in animazione non hanno alcuna interazione tra di loro, a meno che non si scopre che il Goten è il figlio di C17 e non di Goku, e quindi portano all'LR garantita del nono anniversario, addirittura non dell'ottavo. Però non lo so, forse non succede. Infatti abbiamo trovato Pandel. Ora, finiti i giri scontati, come ho detto prima, la carta che voglio di più, ma solo perché è in meta, sono i GT Boys, quindi continuiamo, ci facciamo almeno un altro giro, quindi 150 più la free, e poi passeremo al prossimo video. Trunks è mai in animazione, attenzione, questa è abbastanza rara, non è Super Saiyan, ok, una cosa molto strana, non è Kamehameha lunga, quindi farà sicuramente doppio crack, perché deve per forza essere qualcosa, con Trunks è mai in animazione, no, solamente uno, ok. Strano, un crack ma Trunks e Mai. Ciò significa che abbiamo trovato Gamma 2. Io non mi lamento, non ce l'avevo. Quindi assolutamente buonissimo Gamma 2, che tra l'altro è molto utile, perché l'ho trovato nel banner dove ci spenderò di più. Quindi è molto più probabile che io trovi GT Boys piuttosto che Z Boys. Così poi da quando mi dovrò andare a fare le multi sui Z Boys, io posso trovare anche Gamma 1. Va bene, una multi che mi sta assolutamente bene, questa, assolutamente sì, anche se Trunks e Mai, non lo so, ogni volta che vedo quell'animazione penso a...
come si dice? Sì, all'LR, ok, ecco, non mi stava venendo. Comunque ho pensato, aspettate, ci facciamo prima un'altra multi dei Zeta Boys, così raccogliamo i 10 ticket in tutte e due le batch da farci la multi coi ticket. Solo solo Tenzing in animazione però è uno scandalo. Come solo riff in animazione. Potevano uscire tutti e due. Almeno erano 3 SSR. Sì, anche banner possibilmente. Però meglio i 3 SSR a sto punto. No, non è vero. No, assolutamente no. Qua è assolutamente meglio il banner. Perché banner praticamente tutti, se non due carte, sono LR. Quindi anche con Trunks, sì, vabbè, con Tenzing e Riff possono uscire le LR. Ma qui no, perché c'era solo Tenzing e Riff, se è rimasto a casa. Visto che volevo finire il giro dei GT Boys e in totale sarebbero state altre 4 multi, facendo così, quindi una dai GT Boys, una dai Zeta Boys e adesso ci facciamo le due multi con i ticket, vuol dire che ne facciamo comunque 4, quindi queste sono le ultime due di questo video. Sì, ci stiamo conservando praticamente 800 stone per i prossimi video, lo sto facendo apposta per far uscire più video. Sì, assolutamente sì. Krilly Gohan in animazione vuol dire che non esce niente, perché non significano niente insieme. Anche se Gohan è il figlio, Krilly migliore amico, ma no, non c'entra niente. Solo Krilly sicuramente banner. Non so se Gohan Goten vuol dire qualcosa insieme a Goku, perché appunto è famiglia, però non lo so, non penso proprio. Però qua appunto no, non è niente, solamente SSR garantito al decimo personaggio. Quindi i primi ticket sono andati male, perché Paikwan STR, la carta che abbiamo trovato. Ci sono alcuni SSR, Rare Summon si chiamano, che possono essere utilissimi. Non dico come Jill e Trunks trovati nello scorso video, che è praticamente la miglior carta che abbiamo trovato. Solo Krilly in animazione, ok, finalmente, me lo stavo chiamando da quando abbiamo iniziato il video. Non è Super Saiyan. Kamehameha lunga? No, e allora è cracked screen. Quindi solamente una volta? O due volte, quindi ci assicuriamo l'LR? Una sola volta, perfetto. Non ero assicura l'LR comunque, forse doppio screen è comunque 50% LR. Ma almeno sappiamo che è personaggio banner, perché Krilly vuol dire questo, a meno che non escono 3 SSR. E invece no! Ok, Goku Int, buono, non so che ability lo porto, forse ability 2 o 3, non lo so. Beh, ce l'ho già comunque, non è indispensabile. Sta di fatto che abbiamo trovato tante carte in realtà, nulla di così eclatante, forse la cosa migliore che abbiamo trovato è stata Gamma 2, ma perché appunto non ce l'avevo, perché sicuramente i God Boys vanno benissimo come Freezer, assolutamente sì, però ad esempio Goku Mui no, perché lo devo buttare, però sì, Gamma sicuramente è stato utile. Possiamo controllare, anzi lo facciamo prima di salutarci, quindi Goku LR Int lo portiamo ad Ability 3, va benissimo, oddio non lo so se va benissimo. Benissimo, avrei preferito forse non trovarlo e trovarne un'altra di LR, però abbiamo trovato lui, quindi va bene così. Controlliamo anche il tech di God Boys, che sono appunto free, ma questo lo sapevo, era ovvio, perché appunto ne ho trovata solamente una copia l'anniversario scorso. Abbiamo da controllare anche Freezer, quindi lo facciamo, giusto perché non me lo ricordo con precisione, ed è Ability 3 anche lui. Vabbè, ma solo per completismo, alla fine l'ability migliore è fino ad ability 2, perché poi 2, 3 e 4 non è che sono così importanti. In realtà basta, perché Goku Mui, ve l'ho detto, è full ability, quindi è inutile che lo vada a controllare. E direi di salutarci con questo Goku qua, che è comunque bello, non so se ci siamo mai salutati con questo Goku. Con Gamma preferirei di no, perché preferisco più le LR. E quindi ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, se siete interessati ai miei contenuti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi, e noi ci sentiamo domani, perché io devo continuare a fare le pull adesso, ma il video uscirà sicuramente domani.